Ben 18 scuole di Salerno e 500 alunni in campo per un'iniziativa che vede coinvolti i club Interact e Rotaract. Presentato stamattina al Comune, il programma di Insieme si può, idee e progetti per valorizzare il territorio con le sue tradizioni e la sua storia. Oltre al sindaco Napoli erano presenti l'assessore alla pubblica istruzione Eva Vossa e la referente provinciale per l'educazione e la legalità dell'ufficio scolastico per la Campania, Katie Volpe. Questo progetto nasce dalla voglia e dall'idea di valorizzare le tradizioni e le eccellenze salernitane, stimolando i giovani studenti delle scuole medie e superiori a promuovere progetti mirati ad arricchire appunto le nostre tradizioni. Quindi Rotaract Salerno, Rotaract Salerno Duomo e Campus Salerno dei due Principati abbiamo deciso di proporre alle scuole salernitane di collaborare insieme con noi per studiare dei progetti, per migliorare quella che è la situazione della nostra comunità. E d'altronde sono queste le finalità che i Rotaract perseguono, cioè aiutare la comunità. Abbiamo dato voce ai ragazzi sia delle scuole di primo e di secondo grado. I progetti che ci sono arrivati sono tanti, belli, e speriamo che molti di questi vengano messi in atto e realizzati. Alcuni già sono stati, uno è patrocinato dalla provincia, quello del Severi, e quello della scuola Pirro verrà proprio realizzato dal club Salerno Est, il Rotary.